Ciao a tutti e ben ritrovati in un nuovo video di creazioni lunari. Non vi fate ingannare dalla posizione, ma in realtà oggi noi faremo un video tutorial, in collaborazione con l'azienda Pandal Selected, che mi ha inviato un po' di materiale un po' di tempo fa. Vi lascio su nelle schede informative e giù nell'info box magari tutti i link di riferimento, sia dei prodotti. Cosa c'ha questo capello? Non si sa. Che insomma, quello che ho già creato, anche gli altri tutorial. E oggi facciamo invece un tutorial un po' diverso con queste qua, ossia le catene in resina. Queste qua io le ho acquistate, anzi, me le sono fatte inviare perché non le ho acquistate. Me l'ha inviata gentilmente l'azienda per fare delle collane per occhiali, quindi delle catenine da occhiale un po' particolare. E oggi faremo la versione base più semplice. Quindi quali sono le cose che vi serviranno? Appunto, l'oro, vi lascio giù il link del prodotto, quindi la catena in resina. Poi gli anellini porta occhiali, non so come si chiamino. Degli anellini ed infine le classiche nostre pinze. Ma iniziamo subito a lavorare. Quindi iniziamo subito prendendo la nostra catena. Io vorrei fare questa qua, ma non so se mi basta. Allora, noi facciamo la versione base. Ora vedo nel caso. Quindi partiamo subito, mi sono munita di forbici per aprire l'oro. E allora, le potrete fare in mille miliardi di maniere. Io vi farò vedere due modi, anche se penso che andrò avanti per il più semplice. Il primo è quello dell'intersezione proprio di solo catena di resina, che è quello che faremo oggi. In realtà l'alternativa può anche essere di inserire un anellino a seconda di come è rifinito il vostro portaocchiale. In questo caso è argentato, quindi ci sta l'argentato o addirittura l'acciaio. Inserite il vostro anellino da questa piccolissima apertura. Vediamo se riesco a farvela vedere. Eccola qua, qui c'è un'apertura. Inserisco l'anellino, apro l'anellino, inserisco, ve la faccio prima a farvela vedere. Inserisco un altro anellino dello stesso diametro. Oppure un pezzo di catena se la volete più lunga, se non, se volete solo dei pezzetti di catena in resina e il restante lo volete in catena metallica. Insomma, davvero vi potete sbizzarrire. Inserite l'altro anellino. Forse. Non l'ho voluto aprire tanto. Chiudete il vostro anello. Ok. E inserite dall'altra parte, eccoci qua, un'altra, qui c'è il taglietto. Inserite un altro pezzo di catena in resina. Mi avvicino. Perché è facilissimo, ma un minimo, in questo caso di forza serve. Dite perché non apri l'anellino? In questo caso l'ho preso un po' troppo stretto questo anellino, però vedete che è molto carino anche in questo caso. Molto bellino. Ora io sono indecisa, perché l'alternativa è inserire solo e soltanto. Sono indecisa. Inserire solo catena di resina. Come
Così recuperate anche un po' di lunghezza, così è un po' cortina forse. Allora, io faccio un esperimento, guardo quanto lunga mi viene sta catena e poi ci rivediamo. Ho deciso cosa faremo. Siccome sarebbero 30 centimetri, che sarebbe veramente troppo corta per una catena da occhiale, allora faremo così: 15 centimetri da una parte, 15 centimetri dall'altra di catena pura di resina che andremo ora a fare, e restante qua dietro, quindi andremo a mettere una catena metallica semplicissima. Quindi ora vi aggiungo sia il materiale, perché penso di utilizzare una catena che mi è stata mandata proprio nell'ultima collaborazione, e procediamo a fare la nostra catena. Vedete, vedete. Quindi divido pari pari tutti gli anellini da una parte e dall'altra per fare i due pezzi. Quindi farò 10 e 10. Inizio, perché sono 20 elementi, quindi inizio a inserire. È un lavoro veramente di pochissimo. Guardate come cresce veloce la maglia, essendo comunque una catena abbastanza grande, non è grandissima. Per questo ho deciso di fare in questa maniera, perché questa sarà la parte che arriverà proprio davanti, sì, sull'orecchino, sull'occhiale. Questo è il primo pezzetto finito, eccolo qua, molto carino. E ora facciamo l'altro. E ora faccio l'altro, come vi stavo dicendo. Nel frattempo entrano clienti, quindi io gioco forza, interrompo, vedrete degli stacchi, spero il meno possibile. Il primo è il più noioso, poi per il resto entrano che è un piacere. L'avete visto. Anche il secondo. Certo che io faccio questi video nei giorni più freddi dell'anno, quindi le mani si devono scaldare. Però vedete che si procede abbastanza bene. Io ho sempre piacere a collaborare con questa azienda perché comunque i materiali sono buoni, veramente buoni, e quindi mi piace mostrarveli, ecco. Là, là. Ci siamo, eh? Io non vi guardo perché altrimenti ci mettiamo 8 anni e mezzo. Proseguo. Fatti entrambi i pezzettini che staranno qua, a questo punto metto due anelli un po' più grandini per attaccare loro. Quindi vediamo una via di mezzo. No, mettiamoli belli belli vistosi, ci piacciono. Quindi apro il mio anellino, inserisco e inserisco e richiudo l'anellino. Quindi una semplicità immensa, eh? Ok, e uno, e dall'altro lato faccio la stessa cosa. Apro, chiudo. A questo punto vado a scegliere la catena. Ed eccola qua la catena che andremo ad utilizzare. Viene fornita di anellini oltre che di catena, quindi è molto carina. La apriamo subito. Questa è la maglia. Ok. Poi vi faccio vedere un altro trucchetto, un altro trick, come dicono. Anzi, ve lo dico subito, così ce lo leviamo dalla testa. Potete anche, io lo faccio soprattutto quando creo
catene per occhiali fatta a uncinetto, potete anche invece di mettere l'anellino, ok, di inserire un piccolo anellino e un moschettone. A questo punto la persona che indosserà la creazione potrà decidere se portarla come collana oppure come portaocchiali. In questo caso è sicuramente un portaocchiali, quindi non ho fatto questa cosa, però è molto carina, lo fate da entrambi i lati, poi la persona toglie i gommini e unisce la collana e diventa un girocollo. In questo caso non lo faccio perché è proprio una catena per occhiali. Ho tagliato quindi 35 cm di catena, perché più o meno ho fatto questa cosa. Potete andare anche un po' più lunghi, anche una quarantina, Ora vediamo come si comporta. A questo punto cosa faccio? Prendo il mio pezzetto e ci metto un anellino medio. Vediamo un po' questo qua, se ne ho due identici. Quello che sentite è vento, quindi non vi spaventate, a Livorno è tutto nella norma. Vento qua. Allora, questo va bene. Questo è un po' troppo fino. Eccoci, li abbiamo trovati identici. Potevo cercarli prima? Sì. Li ho cercati prima? No. Quindi prendo, apro il mio anellino, inserisco. Mi raccomando, non prendeteli troppo fini perché potrebbero uscire, se no, questo è molto importante. Inserisco la mia catena. Scusatemi, sono andata troppo veloce. Quindi mi scuso anche per la confusione dietro, ma se non registravo questo video non so mai quando andasse online, quindi scusate per la confusione. No. O registravo o mettevo in ordine. Chiudo. Faccio la stessa cosa dall'altro lato. Potete anche scegliere di mettere della pelle, ad esempio, poteva essere un'idea. Oppure un cordino di alcantara, insomma, potete sbizzarrirvi. Mi vedete anche un po' stanca per le nottate che comunque piccola Daphne ci fa fare. Mi sono un po' stanca, sono un po' provata. E come lunghezza direi che ci siamo. Ora ci proviamo ad attaccare questi occhiali che sono qui da non so quanto tempo, infatti sono tutti rigati, però ragazzi, per farvi vedere va più che bene. E voilà. Sì. Potevo scegliere un altro colore? Sì, perché magari sul mio capello si vedeva anche meglio. Però diciamo che la sua figura la fa, soprattutto per chi deve mettersi gli occhiali non solo da sole, ma anche e soprattutto da vista. Secondo me, mi leggo, ecco, mi tiro sui capelli, l'effetto c'è ed è molto carino. Quindi io vi saluto, vi ringrazio per aver visto il video. Vi lascio tutto nell'info box, mi sembra ci sia anche un codice sconto per voi. Mi raccomando, se avete voglia, seguitemi anche su Instagram. Io ringrazio Panda All Selected e spero di ricollaborare con loro. Grazie mille, alla prossima. Ciao!